è di 41 morti e 240 feriti. Drammatico bilancio della strage all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Sull'attentato di ieri sera poco dopo le 22, non ancora rivendicato, c'è l'ombra dell'ISIS. L'attacco compiuto da un comando di 7 persone, tutti stranieri secondo le autorità turche. 3 terroristi in fuga, 1 ferito e arrestato. È una donna. Il gravissimo attentato di Istanbul ha colpito anche politicamente il cambio di rotta del presidente turco Erdogan nei confronti del sedicente califfato islamico. Dopo l'abbattimento del jet russo da parte dei turchi, tornano per la prima volta a parlarsi lo stesso Erdogan e il presidente russo Putin. Nessun negoziato con la Gran Bretagna prima della notifica ufficiale di Londra dell'uscita dall'Unione Europea. Questa è la linea emersa dal vertice informale dei leader dei 27 paesi europei in corso sulla Brexit. Oggi a Bruxelles anche la premier scozzese che non vuole abbandonare l'Unione. Il rialzo anche oggi tutte le borse europee che iniziano ad assorbire lo shock della Brexit. L'obiettivo della BCE è rafforzare il sistema bancario già sotto pressione in alcuni paesi come il nostro. Il governo ottiene il sì definitivo al decreto che definisce gli indennizzi ai risparmiatori delle banche fallite. Per la mancata bonifica delle discariche in Campania, la Corte dei Conti ha avviato accertamenti nei confronti degli ex governatori Bassolino e Caldoro, insieme ad altri politici, dirigenti e funzionari della regione. Stimato in 27 milioni il danno erariale per non aver messo in sicurezza le discariche. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Gli azzurri preparano il quarto di finale di sabato contro la Germania. L'uomo in più per l'Italia potrà essere ancora Antonio Conte, con la sua voglia di vincere, la sua grinta, la sua capacità di plasmare il gruppo. Più che un CT, un leader in campo e fuori, ammirato e temuto in tutto il mondo. L'Inter intanto diventa di proprietà cinese ufficialmente sulla panchina del Milan, in attesa di novità societarie. A terra l'aeroplanino Montella. Dunque, buongiorno dal telegiornale della 7, l'avete sentito, ripartiamo ancora una volta, lo facciamo per la decima volta negli ultimi 12 mesi con il dramma della Turchia, colpita ancora al cuore, un attacco drammatico, questa volta all'aeroporto internazionale della città di Istanbul. Erano le 22 locali, un contesto e uno scenario che abbiamo imparato a conoscere, un comando armato fino ai denti che è entrato, ha cominciato a sparare e poi chi poteva si è fatto esplodere. Il bilancio drammatico, ancora in evoluzione, perché ci sono al momento 41 morti accertati ma moltissimi feriti, alcuni molto gravi. Si sta cercando di capire la nazionalità delle persone decedute, non tutte sono state identificate. E poi che cosa hanno in mano gli inquirenti? Non ancora una rivendicazione, ma la mano dell'ISIS sembra chiara, così come l'autopsia dei 3 kamikaze stranieri. C'è una donna nelle mani della polizia e altri ancora in fuga. L'incubo terrorismo torna a colpire la Turchia. Sono almeno 41 i morti, 27 dei quali identificati e 239 i feriti. Ma il bilancio è ancora provvisorio perché alcuni dei feriti sono in condizioni gravissime. 109 le persone già dimesse dagli ospedali. Erano le 22.10 di ieri, le 21.10 in Italia, quando un comando di 7 uomini armati di fucili Kalashnikov e cinture esplosive si è introdotto nel terminal degli arrivi dell'aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul. Gli agenti di polizia insospettiti avrebbero cercato di fermarli ad uno dei varchi di entrata. 3 degli attentatori però avrebbero cominciato a sparare e dopo aver colpito alcuni tra gli agenti e i passanti che si trovavano nelle vicinanze del metal detector, si sarebbero fatti saltare in aria. Un quarto attentatore è stato arrestato e gli altri 3 sarebbero riusciti a fuggire. In realtà in queste ore la polizia ha fatto sapere che l'arrestato è una donna, della quale però non è stata rivelata l'identità. Nello scalo, sparatori ed esplosioni hanno creato il panico totale. La torre di controllo ha dirottato immediatamente tutti i voli in arrivo sullo scalo di Smirne e cancellato quelli in partenza, i cui passeggeri sono stati trasferiti negli alberghi. Subito dopo, l'aeroporto è stato completamente evacuato, mentre decine di ambulanze e alcuni tassisti hanno trasportato i feriti in ospedale. Sulle immagini dal luogo dell'attentato, come accade ormai regolarmente in Turchia in casi simili, ai media è stata imposta la censura. In mattinata i corpi dei 3 kamikaze sono stati sottoposti ad autopsia.
Dalle prime informazioni rese pubbliche si tratterebbe di cittadini stranieri. I sospetti dell'intelligence e delle forze dell'ordine turche sono concentrati sulla pista jihadista. L'ISIS, dunque, potrebbe aver compiuto l'ennesima strage. Ma non è escluso che si tratti di una nuova azione del gruppo estremista curdo TAK, i Falconi, per la liberazione del Kurdistan. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l'attacco, ricordando che è avvenuto durante il mese sacro islamico del Ramadan. Messaggi di solidarietà sono giunti alla Turchia da tutto il mondo. Con quello di ieri sera sale a 7 il numero di attentati che da inizio 2016 hanno colpito la Turchia. Solo 20 giorni fa, ad Istanbul, una bomba, vicino all'università statale, aveva fatto 12 morti. L'attacco era stato rivendicato proprio dagli estremisti curdi. Ieri sera, a Istanbul, è stato compiuto un efferato attacco terroristico che ha ucciso e ferito molte persone. Preghiamo per le vittime, per i familiari e per il caro popolo turco. Fin qui abbiamo sentito le parole del Pontefice, naturalmente il cordoglio unanime e soprattutto la gestione dell'emergenza, l'ennesima che colpisce, dicevamo, ancora una volta un paese già in ginocchio anche dal punto di vista dell'economia turistica, stretto nella morsa di matrici terroristiche diverse, i curdi e l'ISIS, e un rapporto da ricostruire, da normalizzare, sono le parole che arrivano pochi istanti fa da Putin anche con la Russia. Si vedrà il premier Erdogan con Putin, ma chiede Erdogan a tutto l'Occidente a questo punto una lotta. È un punto di svolta contro ogni forma di terrorismo. C'era una volta la Turchia, considerata un faro di stabilità tra l'Europa e il turbolento Medio Oriente. E c'è la Turchia di oggi che cerca disperatamente di destreggiarsi tra un fronte di crisi e l'altro. L'attacco all'aeroporto di Istanbul è insieme a un attacco ai cittadini comuni, un attacco al turismo. Ci passano 60 milioni di passeggeri all'anno, è una delle principali porte di accesso al paese. E un attacco alle forze dell'ordine. Quando gli attentatori sono arrivati è subito cominciato uno scontro a fuoco con la polizia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che l'attentato deve servire come un punto di svolta nella lotta globale contro i gruppi terroristici. Le bombe esplose a Istanbul avrebbero potuto colpire qualsiasi altro aeroporto in qualsiasi altro paese del mondo. È una richiesta di solidarietà internazionale in un momento in cui il governo di Ankara sta combattendo su un duplice fronte. Quello storico contro le frange armate degli indipendentisti curdi, con i quali è saltata da mesi una fragile tregua e che sono sempre più imbaldanziti ormai dai successi militari che i Peshmerga hanno conseguito combattendo contro lo Stato Islamico in Siria. Tanto che adesso formazioni curde stanno marciando su Raqqa, la capitale del cosiddetto califfato, fianco a fianco con le forze americane. E poi ovviamente ci sono i misteriosi e ambigui rapporti con lo stesso ISIS. Negli ultimi tempi Ankara sembra essere stata costretta a una decisa scelta di campo, prosciugando il flusso di denaro, materie prime, uomini ed armi tra il suo confine e le terre dell'ISIS, che ormai sulla difensiva in Siria e in Iraq usa le stragi contro i civili nei paesi europei per combattere un altro tipo di guerra, la guerra della propaganda. E Istanbul, l'antica Costantinopoli, è obiettivo che ricorre nei deliranti messaggi del califfato. In mezzo c'è una situazione geopolitica in continua evoluzione. Due giorni fa Erdogan ha annunciato la ripresa di normali relazioni diplomatiche con Israele e sembrano tornati tranquilli i rapporti con la Russia, tesissimi dopo l'abbattimento dell'aereo militare di Mosca al confine tra Siria e Turchia, per il quale solo nei giorni scorsi Ankara ha presentato formale lettera di scuse. Proprio oggi Erdogan e Putin hanno avuto il loro primo colloquio telefonico, positivo e costruttivo lo hanno definito le fonti diplomatiche, aggiungendo che Putin ha espresso il suo cordoglio per la strage di ieri sera. E aggiungendo che possiamo fare, visto che ha parlato pochi istanti fa Putin, normalizzazione dei rapporti e soprattutto quel che più conta anche a livello commerciale ed economico, rimozione delle sanzioni contro Ankara. Tutto questo arriva a colpire un'Europa già colpita, scusate il gioco di parole, il lento ritorno alla normalità dopo la Brexit, il Consiglio europeo ieri a 28, oggi prove tecniche di riunione a 27, soprattutto per negoziare l'uscita di Londra dall'Unione, dunque cerchiamo di capire che tipo di giornata è stata con Frediano Finucci. Buongiorno Frediano. Buongiorno Cristina, che tipo di mattinata è ancora in corso? Ci troviamo all'interno del Consiglio europeo, questa che vedete alle mie spalle è la saletta italiana dove il Presidente del Consiglio Matteo Renzi tra poco dovrebbe iniziare la conferenza stampa al termine appunto di questa riunione informale dei 27 capi di Stato e di Governo, che anche plasticamente si è tenuta non nella grande sala del Consiglio europeo ma in una sala molto più piccola, sostanzialmente una sala da pranzo,
anche per dare l'idea dell'informalità. I 27 stanno preparando un documento che in parte, se non in tutto, ricalca un po' il documento di ieri sera, vale a dire la Gran Bretagna deve uscire, lo deve fare il prima possibile. E le mettiamo fretta, sappiamo che ha dei problemi, però deve essere molto chiaro che non ci saranno trattative prima che la Gran Bretagna non abbia invocato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, cioè quello dell'uscita, e prima che non siano stati appunto definiti i dettagli per l'uscita stessa. Fino a quel punto non si potrà parlare di trattative per eventuali altri accordi su modello svizzero o su modello norvegese, come dicono alcuni. Ieri sera c'è stata, come qualcuno qua ha detto, l'ultima cena di Cameron con i colleghi, l'ultima cena della Gran Bretagna in seno al consesso europeo. Quindi l'Europa cerca di riprendere la sua via 27, non sono attese grandissime novità dalla riunione di questa mattina, ci sarà un altro Consiglio europeo informale a Bratislava a settembre. Nel frattempo la Commissione si muovono un po' tutti gli attori. Questa mattina il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha incontrato il presidente del Parlamento europeo Schulz, nel pomeriggio incontrerà quello della Commissione Juncker, il presidente invece del Consiglio europeo Donald Tusk ha preferito non incontrarla per evitare contraccolpi diplomatici. Se lo facesse allora si sentirebbero legittimati anche altre entità autonomiste, come ad esempio la Catalogna. Vedremo che cosa dirà Juncker alla Scozia, che ricordiamo ha votato massicciamente a favore del rimanere all'interno dell'Unione Europea, e adesso si trova un po' imbrigliata in una situazione che è tutt'altro che chiara. Cristina. Grazie Frediano, naturalmente buon lavoro a te. Dicevamo, intanto quel che si aspetta il Regno Unito, un divorzio consensuale, quanto più possibile consensuale, almeno così ha parlato Cameron, però ci sono altre conseguenze che riguardano anche quelle forze politiche nel Regno Unito, così come nel resto d'Europa, che a più riprese, magari con diverse modalità e diverse intensità, avevano cavalcato l'euroscetticismo e adesso in qualche modo devono uscire allo scoperto anche in Italia, a cominciare proprio dal nostro paese. L'ultimo caso a 5 Stelle supera i confini nazionali e approda a Bruxelles. Proprio nel Parlamento europeo i grillini ieri hanno fatto asse non solo con Farage, compagno di gruppo a Bruxelles, ma più in generale con gli euroscettici, vedi la Le Pen e Salvini, votando contro la richiesta di accelerare l'uscita della Gran Bretagna. La mozione è stata approvata comunque, ma sembrerebbe una contraddizione il voto contro lo strappo rapido proprio di quelle forze che urlano in patria la necessità di separarsi dall'Unione. Farage, promotore della Brexit, spiega così la sua linea: non voglio abbandonare Bruxelles finché il Regno Unito non sarà fuori, insomma sì all'addio ma stando ben attenti alle sue condizioni. Ma sembrerebbe una contraddizione anche per i 5 Stelle. Solo due giorni fa nel Parlamento italiano rivendicavano il loro europeismo e ieri si sono allineati al fronte pro-Exit. Linea che ha richiesto un chiarimento da parte del Movimento. Si tratta di rispettare la volontà popolare, dicono, rivendicando l'importanza del referendum. Non tocca al Parlamento decidere i tempi. Precisazione che non hanno risparmiato i 5 Stelle e le bordate del PD. Hanno gettato la maschera, il loro europeismo è solo di facciata, camminano a braccetto con gli euroscettici. Ma proprio Farage guarda in casa dei suoi coinquilini e sulla loro linea dice la sua. Loro pensano di poterla riformare e faranno del loro meglio per farlo. Se riusciranno a riformarla, buona fortuna. Se non ci riusciranno, prima o poi arriverà il momento in cui avranno il mio stesso punto di vista e arriveranno alla conclusione che è meglio non farne parte. E poi naturalmente non da trascurare c'è il fronte legato ai listini di mezza Europa, lo sapete, quel venerdì, anche quel lunedì terribile, poi prove di rimbalzo, ci sono pochi rossi anche nella giornata di oggi, dunque la tregua post-Brexit per così dire regge. Quando si va a vedere invece quella che è la situazione delle banche, le preoccupazioni crescono, è emerso dalle parole del numero uno della BCE Draghi, che ha parlato ancora di banche vulnerabili, ha invitato gli stati a fare qualcosa in più garantendo da parte sua l'azione della BCE. Dunque cosa fanno gli stati? Quel che è chiaro è che il dossier che riguarda i nostri istituti bancari viaggia a più riprese tra Roma e Bruxelles in queste ore. Che ci sia qualcosa da salvare, da rafforzare, tutelare, è chiaro, lo ha detto Draghi, non possiamo permetterci di non risolvere i problemi delle banche. Oggi lo conferma il governatore Visco, la Brexit è uno shock forte, la volatilità sui mercati è alta ed esistono rischi di contagio.
E meno male che l'Italia, prima che l'addio all'Europa dei britannici divenisse realtà, tutti dicevano fosse la meno esposta ai rischi. Al contrario, si sta correndo ai ripari, perché l'Italia, e c'è già passata, appena sui mercati qualcosa si agita, è considerata un anello debole ed è vista come oggetto di speculazione. Però non si tratta solo di tensioni sui mercati finanziari, si tratta di trovare argine a un sistema che detiene in Europa il record di produzione di obbligazioni subordinate, quelle che hanno mandato in tilt Etruria e le altre. Oggetti finanziariamente rischiosi che con l'avvento del bail-in e il salvataggio interno delle banche fanno paura per il loro potenziale distruttivo di risparmi e capitali. Si ragiona così di revisionarlo il bail-in, di distinguere per i suoi effetti tra investitori istituzionali e non, considerando i primi più in grado di conoscere i rischi e quindi di poterne subire le conseguenze. E si ragiona ancora di una bad bank, una banca cattiva alla quale affidare la gestione delle cose cattive, brutte e sicuramente finanziariamente sporche. Trattative ce ne sono. Ieri sono state confermate addirittura dal vicepresidente dell'esecutivo d'Europa Dombrovskis, che ha ammesso contatti in corso con l'Italia per possibili azioni da intraprendere sulle banche. Insomma, battiamo cassa, chiediamo flessibilità, ma stavolta bancaria. Secondo indiscrezioni, non con grandi risultati. Si è sempre detto che il fondo Atlante fosse insufficiente con i suoi 4 miliardi, così in questi giorni circolavano cifre che parlavano di un valore utile a salvare il sistema bancario nazionale pari a 10 volte tanto, cifra però negata, e il nuovo piano sarebbe di appena 5 miliardi di euro e prevederebbe un fondo misto pubblico-privato per vendere e riscuotere i crediti sofferenti delle banche, una cifra che già molti giudicano per l'ennesima volta incapace di garantire sicurezze. In borsa però le banche oggi continuano a recuperare terreno, facendo sì che il listino banco dipendente metta a segno a metà seduta oltre 2 punti di rialzo, che limitano l'effetto Brexit a un 12% ancora da recuperare da quel venerdì nerissimo. Dicevamo il dossier sulle banche che viaggia tra Roma e Bruxelles con occhi interessati e critici, tanto per cambiare, della Germania. Fonti del governo tedesco poco fa fanno sapere che la Germania è contraria a qualunque tentativo volto a proteggere gli investitori se il governo italiano volesse andare avanti con il piano per ricapitalizzare le banche. Dunque un dossier ancora tutto da scrivere e da trattare con i vertici europei. È chiusa invece la trattativa, quella parlamentare sul decreto banche, lo sapete, tanto contestata e tanto contestata l'azione dell'esecutivo, del governo. Comunque il decreto banche è legge, cerchiamo di capire cosa prevede sui tempi per recuperare da parte degli investitori anche quelli in qualche modo che sono stati coinvolti nel salvataggio delle banche a novembre. Con 287 voti a favore, 173 contrari e 3 astenuti, la Camera ha dato il via libera definitivo questa mattina al decreto banche in favore degli obbligazionisti degli istituti di credito in liquidazione e sul quale ieri il governo ha incassato la fiducia di Montecitorio. Durissime le critiche che arrivano dalle opposizioni, Movimento 5 Stelle e Forza Italia in testa, che parlano di risparmiatori traditi da un provvedimento salva banchieri con rimborsi parziali e non per tutti. Tra le misure più importanti previste dal testo, che adesso è legge, ci sono proprio i criteri per gli indennizzi dei risparmiatori colpiti dal default delle banche Etruria, Carife, Marche e Carichieti. I risparmiatori potranno contare su un recupero crediti più efficace e soprattutto più celere. Chi ha un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro o un reddito complessivo ai fini IRPEF che non superi i 35.000 euro otterrà un rimborso automatico dell'80% del credito. Chi non rientra nei parametri previsti potrà avvalersi della procedura arbitrale, sarà quindi un soggetto terzo a risolvere la controversia e la decisione dovrà essere presa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La legge allunga anche da 4 a 6 mesi il tempo per presentare la richiesta di rimborso e prevede un patto fra creditori e debitori più morbido in caso di mancato pagamento delle rate. Tra l'altro sarà consentito agli imprenditori di continuare ad utilizzare i beni, anche se pignorati, per l'attività dell'azienda. L'approvazione del provvedimento arriva in un momento caldo con il sistema del credito sotto i riflettori e il governo impegnato in una trattativa con l'Europa per poter intervenire a difesa delle banche in grave difficoltà. Altri numeri che riguardano sempre i risparmiatori, insomma le famiglie, le tariffe, quelle che riguardano luce e gas, ci eravamo abituati a dei cali e dunque a dei risparmi, si va in controtendenza in quest'estate, ci sono aumenti, il prezzo del petrolio da una parte ma non solo, altre dinamiche che intervengono, il risparmio annuo comunque resta un risparmio significativo.
Tra pochi giorni scatteranno gli aumenti delle bollette sia della luce che del gas. A partire da luglio, infatti, i rincari saranno rispettivamente del 4,3% e dell'1,9%. A dare la brutta notizia è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha denunciato ed evidenziato come gli aumenti siano il frutto delle storture e del cattivo funzionamento del mercato energetico. In pratica, l'Autorità, che è l'organismo di controllo del settore e ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, ha spiegato di aver rivelato delle anomalie dovute soprattutto alla crescita dei costi di dispacciamento, anomalie che ha denunciato all'antitrust perché indaghi sul sospetto che queste siano il frutto di un possibile cartello tra i produttori. Aspettando di capire quali siano le storture del mercato energetico che porta l'Italia tra i primi paesi più cari in Europa per la bolletta energetica a carico delle famiglie e delle imprese, la reazione durissima delle associazioni dei consumatori non si è fatta attendere. Federconsumatori e l'Unione Nazionale Consumatori si dicono indignati e increduli per l'ennesimo inaspettato e ingiustificato aumento delle tariffe elettriche e del gas. E non si spiegano come mai il costo cresca mentre il prezzo del petrolio e del gas va verso il basso e il peso delle rinnovabili diventa sempre più significativo. È chiaro, dicono le associazioni, che il dito vada puntato contro i produttori termoelettrici che speculano sul mercato dei servizi di dispacciamento. Ma gli aumenti in arrivo creano sconcerto anche tra gli addetti ai lavori, che si aspettavano un leggero aumento, ma non certo una così forte variazione. Bene l'apertura dell'inchiesta da parte dell'autorità, ha detto il presidente di Nomisma Energia, società di ricerca indipendente, che ha sottolineato come però sia il segno che il mercato energetico sia ancora lontano dall'efficienza. Adesso veniamo al mercato calcistico, quello che ci riserva emozioni, perché davvero molto sta cambiando, non solo nella carta d'identità della nostra Serie A, cambiano le proprietà, cambiano in casi eccellenti anche gli allenatori, chissà che non cambino anche le rose quando si va a vedere soprattutto chi ha comandato la classifica cannonieri della scorsa stagione. La Cina sempre più padrona del calcio milanese. In casa Inter il cambio al vertice è già avvenuto ieri, per il Milan potrebbe essere questione di giorni. L'era Toir in nerazzurro sta per concludersi con la cessione del 68,55% di quote al gruppo Suning. Arriveranno nelle casse dell'Inter 242 milioni di euro che serviranno ad un mercato d'assalto già annunciato dalla nuova proprietà. Per ora Eric Toir manterrà la carica di presidente a tempo determinato. Entro fine anno cederà tutte le rimanenti quote della società al colosso cinese. Per Massimo Moratti, che in 21 anni al vertice dell'Inter ha conquistato ben 16 trofei, compreso lo storico triplete, un addio reso meno malinconico dalla nomina conferitagli di consulente. Per quanto riguarda il capitolo acquisti, gli obiettivi nerazzurri sono di notevole caratura. Tre nomi su tutti: il 19enne brasiliano del Palmeiras, Gabriel Jesus, Domenico Berardi del Sassuolo ed il nazionale della Lazio, Antonio Candreva. Sul versante milanista inizia oggi l'era Montella. L'ex tecnico di Fiorentina e Sampdoria ha firmato un contratto biennale da 2,3 milioni di euro a stagione. Il neo allenatore rossonero è già al lavoro in casa Milan con la Di Gagliani per discutere dello staff che lo accompagnerà nella nuova esperienza. Da pianificare anche le operazioni di mercato indispensabili per rendere più forte la rosa. Obiettivo di Montella sarebbe Roberto Soriano, già allenato alla Samp nella scorsa stagione, ma la clausola di rescissione si aggira sui 15 milioni di euro. Sempre restando a Genova, sponda rossoblù, piace anche Pavoletti. Gli altri nomi su cui potrebbe puntare il mercato rossonero sono quelli del croato Marco Plasa, ala della Dinamo Zagabria, ed Adem Ljajic, che Montella aveva già allenato nella Fiorentina. Doccia fredda per i tifosi del Napoli, il fratello agente di Gonzalo Higuain ha annunciato che l'attaccante non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2018. Juventus e Paris Saint-Germain attendono con interesse ulteriori sviluppi. E non ci sono voci di mercato invece ad agitare le acque intorno ad Antonio Conte. Il suo futuro è chiaro in Premier League, il suo presente è tutto da scrivere. Continuerà a farlo sabato nella sfida contro la Germania. Sembra davvero l'uomo giusto al posto giusto, sfide impossibili, un uomo perennemente in trincea che tutti amano e tutti gli altri temono. In Europa adesso ci guardano con occhi diversi. L'Italia non è più la squadra del catenaccio, quella che pensa soltanto a difendersi per poi sperare nel contropiede. Antonio Conte ha cambiato la mentalità del nostro calcio, ricostruendo sulle macerie del disastroso mondiale brasiliano una nazionale tornata già tra le prime otto del vecchio continente.
condottiero, stratega, motivatore, stampa e critica esaltano il CT, definendolo il più moderno di tutti per l'organizzazione tattica che ha dato agli azzurri e per la sua capacità di saper cambiare sistema di gioco anche a partita in corso. Un leader in campo e fuori, il lavoro e la voglia di vincere come principi di base della sua filosofia. Conte è indiscutibilmente la star della panchina nell'europeo che ha fatto rotolare la testa di suoi illustri colleghi, da Hodgson a Del Bosque, entrambi esonerati dopo i fallimenti di Inghilterra e Spagna. Questa è l'Italia più forte dell'ultimo decennio, ha dichiarato ieri Löw, commissario tecnico della Germania campione del mondo, che sabato sera a Bordeaux proverà a batterci per la prima volta nella storia dei grandi tornei. Una sfida sentitissima da entrambe le parti, un quarto di finale che gli azzurri saranno quasi certamente costretti a giocare senza De Rossi. Il centrocampista della Roma, che pure stamattina si è allenato a parte, non ha recuperato dal problema muscolare alla coscia destra emerso nella gara contro gli iberici. L'assenza del giallorosso si aggiungerebbe a quella di Candreva, che rischia di saltare anche l'eventuale semifinale del 7 luglio a Marsiglia. La squalifica di Thiago Motta complica ulteriormente i piani di Conte, che a questo punto è privo di un regista di ruolo. Per uscire dall'emergenza, i compiti di De Rossi potrebbero passare a Sturaro, ma c'è anche un'altra soluzione, Parolo playmaker con lo juventino interno destro. Meno probabile l'ipotesi Bonucci, il difensore dai piedi buoni avanzerebbe di qualche metro il suo raggio d'azione con l'inserimento di Darmian nel reparto arretrato, ma sembra difficile che il CT stravolga i meccanismi perfetti del muro azzurro. Con questo ci fermiamo, naturalmente ancora tutte le informazioni della cronaca, torniamo con Caterina Bizzarri a parlare anche di rifiuti in Campania. Noi, se volete, ci vediamo come sempre domani alle 13.30. Grazie e una buona giornata a tutti voi.